Siamo qui nel chiostro dell'Istituto Trento a Vicenza, siamo assieme all'Unitalsi, allo Stato Maggiore dell'Unitalsi di Vicenza potremmo dirlo, in primis il Presidente Pino Scanferla, buongiorno per essere, grazie per essere qui con noi. Presidente, innanzitutto partiamo per conoscervi meglio dalla vostra storia. Unitalsi Vicenza, che cosa potremmo raccontare ai nostri telespettatori per spiegarla meglio? Buongiorno a tutti i telespettatori di Telechiara ed è una gioia essere qui alla vigilia di un grande avvenimento, ma per rispondere alla domanda della nostra intervistatrice, l'Unitalsi di Vicenza l'anno prossimo compie 100 anni, quindi siamo alla vigilia anche di un grande avvenimento. 100 anni fa nacque l'Unitalsi di Vicenza, che è la sottosezione, il termine non è appropriato, diciamo l'Unitalsi di Vicenza, è la più vecchia d'Italia. 100 anni fa nacque così, quasi in silenzio, una delle prime, ripeto, dopo che era stata fondata l'Unitalsi nazionale. E qui a Vicenza ci sono 600 soci effettivi, ma i soci che, diciamo, ausiliari, quelli che vengono prima, sono oltre 1 migliaio. Per dare la dimensione della nostra sottosezione, noi andiamo a Lourdes in circa 2000 con 3 treni e 2 aerei. E ci auguriamo di ripetere anche quest'anno, anche se sarà un anno difficile a causa della crisi economica, questo pellegrinaggio. Pellegrinaggio per rendere omaggio a quella immagine fantastica che è Lourdes, che tutti sappiamo, nella grotta, che ci guarda, non parla, però ci colpisce il cuore. Noi siamo un'associazione che va piano, va al passo dei più deboli, ma non perché questo ci debba costare fatica, ma perché capiamo che Maria preferisce loro a noi. Presidente, c'è anche un collegamento speciale che lega Vicenza a Lourdes, che è questa Madonna, come a Vicenza c'è la Madonna del Monte Berico. Voi transitate da una Madonna all'altra, è questo? Ed è sempre la preghiera che faccio io quando lascio. Di solito con l'ultimo treno Vicenza guardo a Monteberico e dico: Maria, accompagnaci fino a dove sei apparsa. La Madonna è sempre la stessa, in circostanze diverse, però il suo affetto verso noi si è dimostrato in tutto il mondo. Grazie Presidente, diamo spazio invece al suo esercito. Cominciamo dalle sorelle che sono qui dietro a noi. Sono nell'Unitalsi da 11 anni, faccio il coordinamento di tutte le sorelle barriglieri per le manifestazioni che facciamo qui in città. Ecco, ci spinge a fare tutto questo perché alcune persone, molte persone, non potrebbero andare a Lourdes se noi non siamo a fianco. La prima volta a Lourdes con l'Unitalsi se la ricorda? Sarà indimenticabile, credo che per tutti, per me personalmente, perché da vari anni allora lavoravo con i ragazzi disabili, perciò avevo difficoltà di avere questo spazio, però è una cosa che rimane scritta proprio indelebile, perché quando arrivi, e ancora adesso ci emoziona, mi emoziona anche parlarne. Ecco, per me la prima volta è stata 3 anni fa e devo dire che la prima volta non è stata semplice. Non sono stata così colpita come pensavo. Diciamo che la testimonianza l'ho sentita dopo. Nei giorni che sono tornata a casa, che ho ripensato tutto il viaggio, a tutte le persone che ho incontrato, agli ammalati, al mio servizio, è stata allora che io ho cominciato a capire veramente Lourdes. E infatti il secondo anno è stato migliore per me, anche perché ho cominciato ad aspettarlo già a febbraio-marzo, avevo già la voglia di cominciare. Un esercito anche volontario, ricordiamolo, come riuscite a conciliare la vostra vita con questo grande impegno e anche con questo carico emotivo e spirituale che vi chiede l'Unitalsi? Ma io credo che alla base di tutto quanto ci sia una chiamata, permettetemi, cioè non voglio essere presuntuosa, ma quando io farò il quarto pellegrinaggio quest'anno,
tre anni e mezzo fa, io mi trovavo in chiesa, si parlava di Unitalsi e mi sono sentita in obbligo quasi ad entrare in questo piccolo esercito, perché io che dalla vita ho avuto tutto, era giusto che potessi dare qualcosa a chi ne aveva bisogno. E quindi quando parte da questo, poi tutto il resto si riesce a organizzarlo. Io ho una famiglia, ho tre figli, un marito, ho un'attività lavorativa, però riesco ad organizzarmi, perché credo fermamente che quando si è in grado di dare qualcosa bisogna mettercela tutta e darla, e quindi si riesce sicuramente. Da quanti anni va a regliere l'Unitalsi a Vicenza? 44. 44? Una vita intera? Quasi. Beh, io un po' l'ho vissuta perché mio papà è stato uno dei promotori ancora al momento dell'Unitalsi. Nel 1933 è andato per la prima volta a Lourdes. Lourdes è il momento focalizzante, però per l'attività del barelliere, dell'unitalsiano, la svolge tutto l'anno in parrocchia o d'altro, stando vicino a chi ne ha bisogno. Questa cosa qui non è uno lei improvvisa, ma la sente dentro. Io ho lavorato per esempio tutta la mia vita e ho fatto poco volontariato perché non avevo tempo, cioè non vedevo l'ora di finire la mia attività per mettermi a disposizione di quanti potessero avere bisogno. Diciamo che ho trovato questo ambiente, l'Unitalsi, che ha corrisposto alle mie esigenze, cioè mi permette di rendermi utile sia alle persone con meno abilità, cioè alle persone disabili, e anche a rendermi utili poi nelle altre attività parrocchiali, eccetera, essere anche un po' portavoce di queste iniziative. Ci prepariamo spiritualmente con il tema pastorale e anche formazione tecnica, e quindi ci sono corsi per l'accudire gli ammalati, ci sono corsi per coordinarci poi lì sul posto, abbiamo addirittura dei piccoli manualetti, non è che abbiamo dei tomi voluminosi, che però ognuno li tiene in tasca e sa quando va a Lourdes cosa deve fare. Cioè, se mi è consentito il termine, che non è il più appropriato, la macchina Unitalsi non si muove a caso. Componiamo un mosaico dove ogni tessera deve avere il suo posto. Oggi in cielo c'è una stella, stella vera, brilla in me. Noi seguiamo il pellegrinaggio soprattutto nel viaggio di andata e ritorno in treno, e durante la sosta a Lourdes facciamo dei turni che coprono le 24 ore nei vari ospedali dove sono alloggiati i nostri ammalati, e li seguiamo a tutte le celebrazioni, intervenendo se c'è bisogno, se il malato si sente male, se capita l'emergenza, se succede anche ai pellegrini, perché qualche volta sono i pellegrini che hanno bisogno del medico. Spesso si va a Lourdes sicuro per trovare conforto, soprattutto per i malati, e spesso c'è qualcuno che lo trova il conforto. Voi avete constatato anche questo da un punto di vista medico? Allora, non spesso, sempre. Direi che abbiamo visto cose straordinarie, non andiamo tanto per dare noi qualcosa, anche semplicemente il cerotto, la pastiglia, siamo noi che riceviamo molto dagli ammalati, dal loro atteggiamento sempre molto positivo, sempre molto sereno. Vediamo che accettano la malattia sì, con molta serenità, la sopportano, e il viaggio a Lourdes, il pellegrinaggio, è uno stimolo per loro per continuare nel loro calvario, perché a volte è veramente un calvario. Trovano conforto nella fede, nelle celebrazioni, nell'assistenza che dà tutto il personale. Sono straordinari gli ammalati. E per me è stata l'eredità di mio papà. Io sono andata a Lourdes 35 anni fa, dopo la morte di mio papà. Lui era barelliere, era capo barellieri, e nel silenzio erano le sue ferie. E io sono andata perché volevo capire cosa mio papà trovava là. È stata una sofferenza grande partire, però una gioia grande arrivare a Lourdes. Lì ho ritrovato mio padre, ho ritrovato ingegner Melchiorre Bonollo, ci tengo a dirlo perché sono orgogliosa di aver avuto un papà come lui. E lì ho continuato a tornare, perché la formazione la fai nel cuore, nella disponibilità di aiutare chi ha bisogno. E lì ho conosciuto e ho trovato mio marito, Gino Scappin, che è qui di fianco.
Andando a Lourdes ho incontrato prima di tutto il sentire l'aiuto della Madonna e seconda cosa poi ho incontrato mia moglie. E da questo poi dopo mia figlia sta seguendo la nostra strada, i nostri insegnamenti. Brilla in mezzo.